E da bravi merenderos abbiamo mangiato e si riparte! Niente, oggi la Val di Fumo non si può fare. Abbiamo provato a chiedere a delle persone che passavano, quelle poche persone che passavano, e ci hanno spiegato che il sentiero che da qua al lago di Malga Boazzo arriva alla diga di Malga Bissina dura all'incirca 10 km. Più 7 arrivare al rifugio, più ritorno, sarebbe un po' troppo rispetto a quelle che sono le nostre tempistiche attuali. Quindi abbiamo optato per ripartire e spostarci verso la zona del Gaver. Adesso magari facciamo comunque un giro qua in Val d'Aone, una passeggiata tranquilla, e poi ci spostiamo verso tardo pomeriggio verso il Gaver e decidiamo cosa fare domani. Vi teniamo aggiornati. A dopo. Saluta. Eccoci, cambio programma. Allora, essendo che ormai la questione Val d'Aone era fuori discussione, torneremo per farvi vedere la Val di Fumo. Abbiamo optato per venire in Gaver, così domani partiremo presto per fare il giro di Bruffione, e oggi stiamo facendo un giretto adesso qua intorno, una camminatina in questo posto bellissimo e vicino alla partenza dei laghi, così almeno del sentiero dei laghi, così almeno intanto sgranchiamo un po' le gambe. Dorothy è già piazzata sulla schiena del papi ed è un po' in coma. Ciao, a domani. Corri, 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 corri. Ciao a tutti, eccoci qua dopo la nostra nottata in tenda con un risveglio spettacolare, un po' presto visto che alle 5:30 c'era già il sole, ma va bene così. Ci siamo un po' rifocillati, abbiamo fatto la nostra colazione, Dorothy è già in procinto di fare il suo primo pisolino e adesso siamo partiti per il nostro trekking verso il bivacco di Bruffione sotto il Monte Bruffione. Dopo passeremo anche a vedere anche i laghi, che sono davvero molto belli. Sono qua sempre in Gaver, appena prima della piana del Gaver, e vedrete che sarà molto bello anche perché la giornata è super soleggiata. Adesso il primo pezzo è tutto così nel bosco e poi si apre e ci scalderemo bene bene per la felicità di Matteo. Nel frattempo ci hanno raggiunto anche i nonni e niente, inizia il nostro trekking anche oggi. Ciao! Eccoci, allora adesso siamo arrivati al bivio per il bivacco e per i laghi. I nonni
si sono separati e ci aspettano direttamente i laghi, mentre noi andiamo sul bivacco. E adesso vediamo un attimo com'è la situazione neve. L'idea era quella di fare anche le creste e scendere dall'altra parte dei laghetti, mentre vediamo se dovesse esserci ancora troppa neve, essendo che oggi siamo con le scarpe da trial, piuttosto scendiamo sempre da questa. Quindi ci vediamo su e vediamo come va. Intanto godetevi lo spettacolo, perché qua c'è questa vallata che è spettacolare. Ciao, a dopo. Sai che c'è i piedini? Vai dai piedini. Vorrei anch'io avere i piedini liberi adesso. Davvero? Siamo arrivati al bivacco Bruffione a 2145, c'è qualche nuvoletta noiosetta, però si sta molto bene, c'è un bel sole e tra poco ripartiamo e visitiamo i laghi, ai laghi di Bruffione. A dopo. Chi è una brava montagnina ed è andata nel nevaio? Io! Brava! Lì sopra la pancia. Secondo arrivo della giornata, laghi. Questi sono i laghi di Bruffione. Siamo cotti perché fa caldissimo e la salita per arrivare qua è breve, brevissima. Ne sono mezz'ora giusta, però è arrabbiatissima. Andiamo. Oggi è ritorno io. Viene con lo zainone gigante. Che sembra ancora più grosso sulle tue spalle. Però è leggero, Manica, amore, ci siamo quasi. Mamma, quasi. Stiamo arrivando. Sì. E cosa c'è là in fondo che ci aspetta? I nonni. I nonni. E poi cos'è che abbiamo sentito che ci sono là in fondo? Le mucche. Dobbiamo andare a vederle. Dobbiamo andare anche dai nonni. Ma certo. Dai, dai. Ci siamo quasi. Mamma.
favore dei nonni. Attenta qua adesso, che sentiero. Piano, amore, guarda il sentiero. Amore, ma guarda il sentiero. Guarda, si sono sporcate. Fa niente, amore mio. A casa le laviamo. Ciao. Ciao. Piscine! Le piscine, certo! Grazie, è tutto! Alla prossima! Ciao!